Mutanti e mutantesse di All Games Italia, ciao! Prima di cominciare questo quarto video dedicato a Mutant Year Zero, voglio dirvi un paio di cose. La prima è che, contrariamente al mio progetto iniziale, ho diviso il video precedente in due video, perché era un po' troppo lungo per i miei gusti, quindi scusate se mancavano un po' di introduzioni, magari siete anche contenti perché a volte parlo troppo. Seconda cosa, ho saltato la parte in cui mi trasferisco dalla zona precedente a qui, dove dovremo continuare con la main quest, perché vicino all'elicottero caduto non c'erano tante cose da trovare. Terza cosa, sono tornato all'arca nel frattempo per potenziare e bilanciare meglio il mio party. E l'ho fatto perché? Perché questa non è la prima volta che faccio questo video, che registro questo video, in quanto purtroppo, cosa buffa, il prossimo combattimento è molto difficile. Prima di questo combattimento dicevo, vabbè, il gioco sì, ha un po' di sfida a livello difficile, che in realtà è a livello medio, però non pensavo che il prossimo combattimento fosse così difficile. Ci ho provato più volte, ma ho sempre fallito. Ho fallito perché la squadra che ci troveremo davanti ad affrontare è formata da due cecchini, di cui uno in posizione sopraelevata, che ha un bonus di 25% a colpire. E noi abbiamo al contrario un 25% di malus a colpire lui. Poi c'è uno sciamano, una di quelle unità che richiamano rinforzi, e i rinforzi che chiama sono 3, e i 3 hanno punti vita 8, il che è una cosa molto difficile da superare in quanto non possiamo one-shottarli con nessuno dei nostri personaggi. Quindi diventa una sfida piuttosto difficile. A complicare le cose c'è un Medbot, che è un robot che abbiamo visto in un video precedente, che ha armatura piuttosto, come dire, resistente, e quindi è difficile da tirare giù. Siccome il Medbot resuscita i nemici caduti, figuratevi, non riuscivamo a uccidere tutti i nemici prima che il Medbot ne avesse resuscitato almeno un paio. E così, nonostante in alcuni tentativi io sia riuscito a vincere quasi a livello medio, non ci sono mai riuscito. Però non è sempre detto che sia la strada migliore affrontare i nemici che ci si parano davanti, possiamo anche girarci intorno. E infatti quello che faremo in questo video sarà proprio evitarli. Vi ho parlato un po' dei nemici che sono lì presenti, perché se volete provarci voi a livello difficile o superiore, o se avete trovato un gameplay qui su YouTube che vi mostra una partita a livello difficile o più alto che riesce a superare questa battaglia, per favore linkatemelo nei commenti perché vorrei vedere che tattiche hanno usato, che armamenti hanno usato, perché io proprio non ce l'ho fatta. Ad ogni buon conto io ho equipaggiato Bormin, il suo fucile a distanza, l'ho equipaggiato con un mod che ha il 30% di possibilità di disattivare i nemici robotici. Quindi se dovessimo proprio entrare in combattimento non volendolo, metteremo alla prova anche questo modulo per disattivare il Medbot. Vedere se funziona. Ecco, saliamo quindi nel piano superiore per riuscire ad andare avanti con la main quest. Una piccola chicca, a seconda del personaggio che abbiamo attivato, che stiamo controllando direttamente, il gioco farà scattare in determinati hotspot dei commenti ad hoc. Cioè, adesso Bormin ha detto che dobbiamo stare attenti ai ghoul che incontreremo per strada. Se avessi attivato Selma, mi avrebbe avvertito che gli sciamani, cosa che già sappiamo, richiamano a sé alcuni rinforzi. Adesso non so Dax cosa avrebbe detto, comunque vi ripeto, è una piccola chicca che non ha alcun impatto sul gameplay, ma che comunque dà un minimo di varietà, cosa che è sempre gradita, soprattutto in un gioco che come meccaniche non è molto vario, perché le meccaniche, come abbiamo visto, sono più o meno le stesse. Qua poi c'è questo cartello scritto Trollhattan. Io nei video precedenti ho ripetuto più volte la battuta dicendo: ah, Trollhattan come Manhattan, dove man è uomo, ma qui è troll. In realtà no, perché Trollhattan è una città che davvero esiste, quindi non è un gioco di parole sulla parola troll, che non sono solo i rompiscatole su internet, ma sono anche le figure mitologiche del nord Europa. Quindi Trollhattan esiste, cercatela pure sulla vostra mappa, sul vostro Atlante che avete sicuramente in libreria. E continuiamo la partita. Dobbiamo fare attenzione perché qua c'è un macellaio. Attiviamo i nostri cecchini per non svegliare gli altri. Allora, con Selma andiamo e attacchiamo il nostro macellaio.
Poi attiviamo Dax, non facciamo l'errore come ho fatto in alcuni video di attivare Bormin, che non ha un'arma silenziata. Avanziamo qui, ok. E cerchiamo di ucciderlo, 100% di possibilità, perfetto. E questo l'abbiamo eliminato, questa sentinella in movimento. Continuiamo a raccogliere tutto quanto. Un po' di rottami comuni qui. Andiamo in modalità silenziosa, rottami anche qua. Poi. Allora, qua c'è il medbot. E c'è anche una piccola cosa qui. Che andiamo subito a saccheggiare. Qua dentro troviamo un'armatura. Un'armatura da hockey. Che affiderò al nostro amico Dax, in quanto mi pare che esista una squadra di hockey chiamata Mighty Dax, e quindi la affiderò a lui, al nostro paperottolo preferito. Facciamolo subito, intanto che ci siamo. Allora, armatura, così, e affidiamo invece quel giubbotto da pro cacciatore al nostro amico suino. Allontaniamoci da qui. Silenzioso, zit zit. E come dicevo, c'è il medbot lì. Vabbè, qua c'è un piccolo dialogo scattato così. Allora, lo sciamano si muove lì. E adesso io non so perché avevo fatto. Io avevo effettivamente esplorato questa zona nelle mie partite precedenti. Non mi sembrava di aver trovato nessuno spiraglio libero. In realtà, attendendo qui, ma non andrà avanti e indietro in questa diagonale, e lungo questo guardrail si aprirà un piccolissimo spiraglio in cui il nostro trim potrà passare. Vedete, 16 punti vita sono un po' troppi. Ok, ecco qua. Vedete, lì c'è un cacciatore che per fortuna rimane fermo. Ed ecco, siamo passati. Ottimo. Non mi pare neanche che ci siano delle cose da raccogliere in quella zona. Quindi non perdiamo nulla se non qualche punto esperienza. Ma sinceramente preferisco salvarmi la pellaccia piuttosto che qualche punto esperienza. Ah, ok, quindi siamo riusciti a superare questa zona. E passiamo. Ok, questa zona io non l'ho ancora vista. In realtà, quindi entro con voi per la prima volta. What were all these people doing? Running away, I think. Maybe the red plague hit their town and they needed to evacuate. Evacuating or stampeding over each other to be the first one out. Dumbass ancients. Ok, qualche solito commento sulla stupidità degli esseri umani che hanno condotto a questa guerra termonucleare dove nessuno ha vinto. Tutti hanno perso, è solito discorsetto moralizzante. Ok. Un po' di rottami, sempre pochini, ma ok, allora qua c'è un bivio. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qui. Ok, questa è una zona di evacuazione. Questo cos'è? Ah, kit medico, sempre utile. Rottami, benissimo. Oh, finalmente troviamo un po' più rottami in giro. Certo che continuo a sentire la mancanza di un metal detector o qualcosa che mi aiuti a trovarli, sti rottami. Me ne lamenterò sempre finché non troverò qualcosa che davvero mi aiuti in questa ricerca. Che siccome le meccaniche del gioco sono abbastanza ripetitive, come dicevo anche prima, riuscire a snellirle dopo un po' sarebbe una cosa assai gradita. Soprattutto pensando ai persecutori qua, o procacciatori che dir si voglia, che lavoro fanno? Il loro lavoro è trovare rottami, quindi si presume che all'arca almeno un sistema per trovarli più efficacemente dovrebbero averlo trovato, ma vabbè.
Vabbè, qua parlano i nostri amici ghoul. Lasciamoli discutere delle loro questioni. Allora, intanto però vorrei armare Bormin con l'arma silenziata per evitare sorprese. Perché continuo a sbagliarmi e a fargli sparare con l'arma rumorosa che mi rovina tutto il mio stealth. Per qualche ragione continuo a selezionare Selma come mio capogruppo. Ok, qua c'è un macellaio, vediamo se riusciamo a seccarlo. Ok. Nessuno mi ha avvistato, ok. Selma, fagli fuoco. Boing. Bormin, col tuo pistola d'aghi di Mimir. Benissimo, è andato, ok. E questi sono a posto. Procediamo. Ci sono Molotov, bueno. Qui c'è componenti per un'arma, sì, che mi permetteranno poi di fare un upgrade base. E qua un biglietto, perfetto, leggiamolo insieme. Caratina, non c'è via di scampo, sono intrappolato nella mia auto, ormai sono giorni che il traffico non si muove. E il tunnel è crollato. Non so se leggerai mai questo messaggio, ma se lo farai devo confessarti una cosa. Una cosa di cui mi pento. Un rimorso che mi porterò nella tomba. Ricordi quel periodo in cui la tartaruga Snappy non nuotava verso di te quando lo chiamavi? È perché non era il vero Snappy, ma un sostituto, visto che purtroppo il primo Snappy è deceduto quando ho fatto cadere accidentalmente il mio rasoio elettrico nella sua vasca. È stata una morte rapida e indolore, dopo i primi minuti di agonia assoluta. Pensavo fosse giusto che lo sapessi. Inoltre, lui adesso è una lei. Cos'è, una soap opera? Al negozio avevano finito le tartarughe maschio e avevo troppa paura che ti saresti infuriata. Scusami, ti amo, tuo per sempre, Jonas. Allora. Beh, allora, è anche divertente a suo modo questa cosa qui, però devo dire che in un gioco... Vabbè, è vero che è un gioco che, che ci permette di controllare una papera e un maiale parlanti, però diciamo che è un'atmosfera un po' pesante, visto che comunque si tratta di una... apocalisse post-atomica, e questo tipo di comicità un po' sbraccata, beh non sbraccatissima, però un po' troppo fuori scala rispetto all'atmosfera, non mi fa impazzire. È una questione di gusti naturalmente, magari a molti piace, io personalmente preferisco qualcosa di più fine, preferisco qualche commento che si faranno fra loro i personaggi, oppure qualche umorismo più nero. Invece quello lì, sì, è umorismo che possiamo anche chiamare nero, ma un po' leggerino. E quindi, ripeto, non sono super fan di questa cosa, non mi disturba particolarmente, però diciamo che preferisco altre cose. Facciamo anche qua un'imboscata. Non può neanche questo macellaio. Tiè. E via. Sono questi nemici d'otto, sono abbastanza facili da seccare al momento. Ok, componenti arma raccolti, vediamo se c'è qualcosa di utile ancora. Allora di qua, se non sbaglio, ci sono il cacciatore e il piroclasta. E un medbot, sì, che assolutamente non intendo affrontare in questo momento, quindi procedo di qua. Verso l'uscita. Poi torneremo quando sarò un po' più forte a fare secchi anche sti qua. Qua c'è nulla da raccogliere. Controlliamo bene perché non vorrei perdermi pezzi importanti. No, mi pare che non ci sia altro. Va bene. Allora procediamo verso il prossimo step. Qui c'è niente. No. Ecco qua. Ottimo. I titani del mare. He wanted to cross a big body of water to get to a place called the House of Bones. He said the crash site was near there.
House of Bones. Boh. Scopriremo presto di che si tratta. Qua si può andare qua dietro? Sì che si può. Vediamo se c'è qualcosa di bello. Bomba a mano. Sì, decisamente molto bello. Altro non c'è. Direi di no. Neanche qualche rottamuccio. No. Allora andiamo ad aprire la scatola che avevo visto prima. Voilà. Ma che misterioso mistero. Kiss me quick. 20% di probabilità di colpi critici quando spari da una posizione nascosta. Il motto baciami subito sulla corona è fonte di grande ispirazione. Gli antichi usavano questo copricapo elegantissimo per attirare un partner, soprattutto lungo i viaggi costieri. I villaggi costieri delle isole Brexit. E questo mi diverte un po' di più. Sarò sciocchino io, però quando leggo isole Brexit mi fa più sorridere. In realtà, Kiss Me Quick io non l'ho mai vista come espressione. Non so a cosa si riferisca esattamente. Allora, questo lo diamo a Bormin, perché adesso ha un cappello che gli fa avere colpi migliori da posizioni sopraelevate, che io in realtà non sto usando molto. Quindi, mamma mia, che brutto è questo cappello. Vabbè. Ce ne faremo una ragione anche di questo. Vediamo se troviamo qualche altro segretuccio. Ah, c'è un'altra cosetta. Ambulance. Ok, ferry evacuator. Un altro biglietto. È molto strano. Mentre facevo una spedizione a nord con il gruppo, abbiamo trovato uno strano manufatto che crediamo servisse a tenere le cose al freddo. Però si trovava nel vecchio palazzo a ovest della casa delle ossa, dove fa comunque sempre freddo. Gli antichi erano davvero strambi. Anton il persecutore. Vabbè, sarà una specie di frigo bar portatile a questo punto, immagino. Orca, cadaveri. Kit medico. Ok, questo mi è molto utile. Ah, rottami comuni. Beh, sto trovando finalmente un po' di bottino. Non so se sia grazie alla patch ultima che è arrivata, quella da 3-5 giga. Patch pre-release. Oppure se c'era già prima, non ero ancora arrivato qua. Vabbè, qua ho esplorato tutto. Scusatemi se esploro così, ma ripeto, è importante riuscire a trovare tutti i rottami per poi poter potenziare l'equipaggiamento. Oi oi oi. E cos'è sta cosa? Making my head spin. Did you hear that? I heard the same voices when me and Hammond got ambushed. Oh. C'è una voce misteriosa che ci chiama. Ah, qua c'è un mostro, una specie di fantoccio, uno spaventapasseri, uno spaventapapere. Penso che venga da qua il suono. Ok, procediamo cautamente. Ok, si è un po' espanso il campo, non vorrei perdermi sinceramente. Ok, questa è una zona chiusa in cui non possiamo passare. Benissimo, questo esclude già una grossa porzione di mappa. Qua c'è parti di arma. Ok. Quindi torniamo indietro. Si può andare anche qua, si può andare anche qua. Nessun nemico. Ah, c'è un nemico invece. Ancora ghoul. Oi oi oi, c'era un biglietto. Vabbè, scusate, ho interrotto la frase del nostro amico Bormin. Eric, prendi i bambini e salite sul prossimo traghetto senza di me. Vi raggiungerò al rifugio molto presto. Non riesco a chiamarti al telefono, quindi spero che riceverai questo messaggio.
I soldati hanno detto a me e agli altri che hanno contratto l'infezione da occhi rossi. Ah no, è a me e agli altri che hanno contratto l'infezione da occhi rossi di aspettare al molo finché il medico non ci avrà visitato. Prenditi cura di Lucas e di Freya e di loro che vi amo tantissimo. Baci, Tina. È quella di prima, Tina? Quella della... della tartaruga? Non mi ricordo, non ho fatto molto caso. Cacciatore della setta. Bogeymen with big heads. Didn't think they were real. Oi, oi, oi. Real enough to take a bullet, though. Gather around the ship, my children. Your destiny awaits. We believe, Reverend. We believe. Ok, ci sono pure degli svalvolati di una setta. My voice within your heads. The Ark calls you ghouls. What? You are beautiful. You are children of the ancients. Rimango in silenzio perché vorrei capire che stanno dicendo. Vabbè, nulla di fondamentale, se non che c'è appunto una nuova minaccia. Questo saccheggiatore mi sta seguendo, ok. Ok, sta zitto. Vediamo di far secco almeno questo cacciatore. Saccheggiatore, scusate. E uno è andato. Zigzag, tiè. Benissimo. Saccheggiamo qua, saccheggiamo là. Vediamo se c'è qualcos'altro qui. Speriamo non ci siano nemici. Ok, back me up. Ups, ho sbagliato tasto. Qui cosa c'è? Soprattutto dove potevo andare? Uscite. Ah, qua ci sono delle uscite, ok. Un altro biglietto, ok. Se tenete alla vostra faccia, state alla larga dal nord. Le tribù di Ghoul del nord stanno tramando qualcosa di enorme al covo del diavolo cornuto. Sono impossessati di una fonte di alimentazione degli antichi 2 volte più grande di quella dell'arca e sono stati avvistati mentre trasportavano attrezzature pesanti verso quel posto. Non proseguite oltre verso nord, i ghoul vi mangeranno. Kalle il persecutore. No. Siamo incuriositi, potremmo anche andare verso di qua. Però prima voglio completare un attimo quest'area e controllare anche la mappa se mi dice se il livello della sezione successiva, della zona successiva è troppo alto per me. Decisamente sono tutti troppo alti per me. Livello 20, come faccio io? Già questo titani del mare è problematico. Rottami comuni, ok. Vediamo se posso uccidere magari qualche altro personaggino nemico. Perché in teoria dovrei andare verso di là. Però sono solo a livello 12. Vediamo se posso. Che potenziamenti ho al momento. Impetu suino. L'ho provato durante un gameplay che ho dovuto cancellare. Non è granché per come l'ho visto io, perché è un attacco corpo a corpo che si distrugge le coperture e fa bloccare il nemico per un turno. Però è un po' pericoloso. Però è anche vero che mi sblocca e le mutazioni avanzate, quindi dovrò farlo. Non amo quello che attira l'attenzione su di me. Quindi andrò a sbloccare questo. Comunque. Ok, ho 6 punti disponibili, quindi non uso nulla. Potrei rinforzare il movimento, ma me li tengo per farmi spuntare queste ali da farfalla. Neanche ali da papera, ma ali da farfalla. E a lei cosa chiedo? Ha 6 punti anche lei. Che lei fa attirare su di sé l'attenzione, non voglio farlo. Raggiungi luoghi sopraelevati. Beh, una delle due devo sceglierla comunque. Sono tutte e due da 5. Vabbè. Vabbè, questo. Vediamo se con un salto ben piantato riuscirò a far secchi qualche nemici. Pyro Gold della secta. Vediamo se c'è qualcosa. Vecchio rottame di telaio. Ok. Indaga.
Cacchio. Mi ha parlato sopra, non so cosa ci sia scritto. Vabbè. Chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Qua cosa c'è? La mia enorme sta minimappa. Ok, benissimo. Cacciatore della secta, l'altro è un saccheggiatore. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa con i miei personaggi piazzati qua. Forse riesco a ucciderlo. Ok. Ma lui si può nascondere. Anche lui si può nascondere. Vediamo cosa succede adesso. Se do a Dax il cappello per avere una migliore capacità di colpi critici dall'alto. Ok, vediamo cosa succede adesso. Devo essere sicuro che il saccheggiatore sia abbastanza lontano per poter uccidere quel cacciatore della secta. Non credo di farcela, però sono comunque in buona posizione qui. Sapete cosa faccio? Salvo il gioco e ci vediamo nel prossimo video per vedere come sarà andata a finire questa battaglia. Mi presto a cominciare. Sigla finale! Se vi è piaciuto questo video mettete un like e lasciate un commento. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e se vi va veniteci a trovare su allgamesitalia.net o sui nostri profili social. Io sono Ojo e vi do appuntamento al prossimo video.